Ok, salve, buongiorno, salve a tutti. Allora, ecco, allora, la leggenda narra, narra, vero? Ehi, ehi, stanchi, stanno prendendo il sole. La leggenda narra che se voi non vi iscrivete a questo canale, le pizze non vi vengono, ok? Questa è la leggenda. No, dai, davvero, iscrivetevi al canale, sono andata nell'inside. Metà delle persone non sono iscritte. Cliccate su quel iscriviti. Condividete i miei video. Mettetemi tanti like, tanti commenti, anche insulti vanno bene lo stesso. No, scherzo, ma ci rimango sempre male. Vabbè, perché io faccio del mio meglio, cerco proprio di fare del mio meglio. Dai ragazzi, iscrivetevi al canale però. Non fate i tirchi. Dai, andiamo a fare pizza, va. Se è freddo.
Allora, una volta finito l'impasto, quindi chiuso l'impasto, lo mettiamo nella ciotola, lo lasciamo 2 ore a temperatura ambiente e poi passiamo in frigorifero dalle 12 alle 24 ore, più o meno, ok? Diciamo non meno di 12, non più di 24. In frigo a 4 gradi, ok? E poi andiamo allo staglio. Andiamo. Altra piccola chicca, altro piccolo consiglio, per quanto riguarda l'attesa della lievitazione dei panetti. C'è un modo, insomma, forse un po' empirico, però assolutamente efficace, è prendere la temperatura al cuore del panetto e non stendere mai, mai, prima dei 20-22 gradi. Ok, quindi ci servirà, sicuramente tutti lo avete in casa, un termometro a sonda, anche di quelli, insomma, molto economici che si comprano nei vari casalinghi, insomma, cioè con 5-6 euro, insomma, lo prendete, può essere anche utile appunto per la misurazione dell'olio quando friggiamo, insomma, per tante cose. In cucina è abbastanza importante avercene uno. Quindi da sotto cercate, senza bucare troppo il capo famoso, da sotto, quando la temperatura arriva a circa 20-22 gradi, il panetto è pronto da stendere. Altra chicca, altro consiglio molto importante. Vai, andiamo a stendere, andiamo a stendere.